Bentornati sul canale 011 Crio, il canale della crioterapia. Siamo in compagnia di Alessandro Ricchetti, il direttore generale. Buongiorno a tutti, è un piacere essere qui con voi. Alessandro, facciamo un po' il punto sul franchising, come sta andando? Ma allora, stiamo avendo degli ottimi risultati, tantissime richieste da tutta Italia. Siamo in apertura di 3 nuovi punti nella zona, nel torinese, vi accenno tipo Rivarolo, Chivasso, queste zone qua, Moncalieri, e stiamo andando a Milano con 2 punti vendita nuovi e abbiamo qualcuno che ci sta insomma bussando alla porta anche dai vari paesi del Medio Oriente. Adesso vedremo come state si evolverà. Lavorando, sì, sì, stiamo lavorando, no? Su questo non possiamo lamentarci. Quindi possiamo dire la formula funziona. La formula funziona, abbiamo un bel format, stiamo comunque quotidianamente evolvendo con nuove tecnologie, nuovi particolari anche inediti diciamo sul mercato, con dei macchinari, dei nuovi protocolli, insomma stiamo cercando di fare innovazione e sperimentazione, quindi quello che ci interessa è che il cliente sia contento, che torni e che ci tenga diciamo in considerazione nel momento in cui si crea un bisogno, una necessità o semplicemente la voglia di svago. Assolutamente, allora oggi con l'aiuto anche di Alessandro ovviamente cercheremo anche di entrare in profondità andando a scoprire uno dei tuoi affiliati, no? Perché sì, parliamo del punto vendita di Collegno. Allora oggi andiamo a vedere il nostro punto vendita di Collegno, che è ubicato tra l'IKEA e l'Unieuro in pratica. È un bellissimo punto, ha una bella superficie, si trova al primo piano e lo potete vedere passando dalla tangenziale. È impossibile non vederlo. No, è impossibile. Sono 150 metri quadri di pubblicità esterna e quindi insomma è abbastanza visibile. E, niente, colleghiamoci con loro. Infatti stiamo aspettando solo questo. E allora, come avevamo promesso, siamo tornati a parlare di crioterapia e lo facciamo anche attraverso il centro di Collegno. In collegamento abbiamo Davide Bianco, che è il responsabile. Ciao Davide! Ciao Antonio, ciao Alessandro, sono Davide Bianco, sono il responsabile della 011 Crio di Collegno, che è il primo franchising che è stato creato subito dopo quello di Alessandro. Quindi insomma sei il centro con cui è partito anche ovviamente il franchising e quindi hai anche esperienza in quello che è la crioterapia. Io comincerei sì, con questo, Davide, se sei d'accordo, perché avvicinarsi alla crioterapia non era semplice, nel senso che non è molto conosciuta. Tu come ti sei avvicinato? Beh, io mi sono avvicinato a una serie di combinazioni, mi hanno fatto conoscere Alessandro, mi ha presentato il suo progetto e dopo una settimana ho dato le dimissioni dopo 18 anni e ho intrapreso questo viaggio con lui. È vero, è vero. È stato un pioniere, su questo devo dargliene atto, è stato un pioniere, si è licenziato da un lavoro certo e sicuro che aveva e ha deciso di sposare questa filosofia, questa terapia del freddo e da lì siamo partiti, direi con ottimi risultati, no? Cioè i risultati li vediamo quotidianamente, no? Noi abbiamo aperto il 7 gennaio, quindi con tutta una situazione Covid abbastanza importante, nel senso che comunque siamo passati dal giallo all'arancione alla chiusura e finalmente dal 13 aprile siamo riusciti a lavorare in una maniera più omogenea, più uniforme, dove abbiamo iniziato a creare il nostro piano di lavoro, ecco, nel senso che comunque abbiamo iniziato a seguire le indicazioni di Alessandro, tutto quello che lui ha messo a disposizione per il franchising con tutta una serie di prodotti innovativi tipo la criosauna, la localizzata e tutto quello che sarà da questo momento in poi sul piatto, ecco, nel senso. Ti vedo sereno, tranquillo, sorridente, quindi insomma sta andando molto bene come ci stai raccontando. Noi nella prefazione, Davide, abbiamo cercato un po' di localizzare il tuo centro per chi ovviamente abita a Torino e provincia. È impossibile non vederti, è vero?
è impossibile perché praticamente noi siamo a Collegno a fianco a Unieuro, tra Unieuro e Burger King, in quella parte di Collegno. Siamo visibili dalla tangenziale, quindi il nostro centro per fortuna è visibile e non poco. Abbiamo fatto anche tutto un lavoro di immagine con una esposizione a livello esterno di più di 180 metri quadri di cartellone pubblicitario, luci che vengono accese quando va via la luce, quindi non dico che siamo alla stessa luce di Unieuro, ma non manca tanto. Tra parentesi, poi avremo la possibilità di entrare anche più in profondità nel corso dei mesi, anche andando a vedere poi il tuo centro. Ma senti, ovviamente all'interno hai già raccontato, ci sono tante cose che accompagnano la crioterapia. Mi pare che tu ti affidi, diciamo, a una persona importante, di fiducia all'interno. Sì, certo, nel senso, noi questo viaggio l'abbiamo iniziato assieme ad Alessandro e poi per mia fortuna, lo sai, nella vita bisogna essere fortunati, ho trovato comunque il mio direttore tecnico, quello che gestisce totalmente il centro, quindi comunque è lei che gestisce dalle telefonate alla presentazione, alla spiegazione, fino alla chiusura del pacchetto, quello che comunque la proposta che va fatta al cliente. Lei è Lara, adesso te la presento, che Sì. così vi faccio vedere anche il mio direttore tecnico. Prego, Eccola Lara. qua. Oh. Buonasera a tutti, Ciao ciao. Lara, ciao, è un Ciao piacere. Lara. Allora, piacere anche per me. qui abbiamo Alessandro, no? In nostra compagnia, che conosci molto bene. È iniziata questa avventura, avete iniziato praticamente come ci ha raccontato Davide da pioniere. Allora, quali sono, diciamo, i risultati che state ottenendo? Perché poi, insomma, avete aperto nel momento del Covid, ci ha raccontato giustamente Davide, però alla fine non era scontato ad avere un successo. Come ci siete riusciti? Come ci sei riuscita? Allora, diciamo che appunto all'inizio l'apertura era un po' con il punto interrogativo, nel senso che il periodo è difficile e ci siamo un po' buttati in questa cosa anche io perché lavoravo da un'altra parte, ho deciso di intraprendere questa avventura con Davide. E devo dire che i risultati sono stati sbalorditivi perché l'attività è partita già subito con un grande successo, ecco, perché in così poco tempo dall'apertura, come ha detto lei, abbiamo ottenuto ottimi risultati, grande clientela, la clientela molto contenta. E è sempre meglio, andiamo sempre meglio e la clientela veramente riesce a essere soddisfatta sia per quanto riguarda l'ambito estetico che terapeutico. Il segreto della mia riuscita è semplicemente il fatto che nel momento in cui io propongo un qualcosa a cui credo veramente, Sì, insomma, il segreto è questo. se non ci credi non puoi sicuramente proporre, se non hai provato, se non, insomma, i benefici devi averli anche riscontrati, questo è Certo. proprio un dogma, no, E Alessandro? beh, la base è Sì, proprio poi diciamo credere. che il trattamento da quando abbiamo aperto ad ora abbiamo visto veramente tante persone. Nel mio piccolo, nonostante il mio piccolo è veramente grande, ho visto veramente, ho fatto una statistica dei risultati che sono stati eccezionali. Ah, e questo è importante, anche perché immagino, insomma, che avete una clientela vasta, dagli sportivi a quelli che si sono avvicinati per la prima volta. Sì, abbiamo una clientela che varia da chi arriva da noi perché ha appunto problemi estetici, quindi vuole dimagrire, a chi ha seri problemi patologici, quindi problematiche come dolori o alla pelle, a chi ha problematiche anche a livello psicologico e poi per gli sportivi, per il recupero oppure per aumentare le prestazioni sportive. Sportivi sia a livello amatoriale che a livello agonistico. Bene, allora farei una cosa. Anzitutto ci diamo appuntamento per conoscere meglio nei prossimi mesi il vostro centro in maniera dettagliata. E poi andrei a salutare te e insieme ovviamente a Davide. Quindi se ce lo puoi chiamare, vi salutiamo Sì, eccolo qua. perché siete stati molto gentili, siete stati professionali al massimo. E complimenti perché insomma il vostro successo è sicuramente, insomma, siete partiti per primi. È un successo importante anche per, insomma, dimostrare agli altri e al franchising che
è sicuramente un prodotto di qualità e che ha Certamente. un avvenire, un futuro. Certo, sì. Certo. Benissimo, grazie allora Davide, grazie a Lara, è stato un piacere, ci Grazie. vediamo Grazie a sempre voi. su 011 Crio. Ciao a tutti, Come buona sempre. serata. Ciao Ciao. Antonio. Ciao Ciao, Alessandro. ciao, ciao. 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 Allora Alessandro, abbiamo conosciuto il centro pilota, il pioniere, no? Da questo punto Sì, di vista. il pioniere Davide, è una persona che ha capito la crioterapia, ha capito le potenzialità della crioterapia e ovviamente ha sposato con interesse la causa. Mettendoci, diciamo, del suo e anche rischiando, Esattamente. sicuramente il successo ci ha fatto molto piacere. Andremo avanti sempre a conoscere i vari centri, soprattutto cercheremo, come al solito, di spiegarvi quali sono i benefici della crioterapia nelle prossime puntate. Grazie Alessandro Ricchetti Grazie a tutti e buona serata anche a te, e Antonio. rimanete sintonizzati.